Se qualcuno si fosse dimenticato che Crotone è una città inquinata e al suo interno ha la presenza di amianto in quantità elevatissime, glielo ricorda questo signore che ha lasciato qui all'entrata della città. Come benvenuto, se qualche turista dovesse avventurarsi a Crotone, gli ha lasciato l'amianto, eccolo qui, gli ha lasciato le lastre di Eternit, l'ha lasciato qui di fronte, quasi a spregio, di fronte all'isola ecologica. Quello che dico io, possibile mai che nessuno abbia visto questo signore scaricare l'Eternit proprio qui, dove notte e giorno passano centinaia e centinaia di macchine e dove ci sono anche le telecamere dell'isola ecologica per sanzionare questo signore? Allora, la verità è che questa città non ha controlli, non la controlla nessuno, e siccome abbiamo cittadini che non sono degni di essere chiamati cittadini, compiono questi gesti a danno dei bambini, della gente che abita in questa città, perché questo materiale che hanno buttato qui, dove passano migliaia di macchine tutti i giorni, è inquinante, provoca un cancro al polmone che è tra i più micidiali che si conoscono, il mesotelioma pleurico. Provoca questo cancro che non ha cure, e questo è uno schiaffo alla civiltà. Crotone è una città abitata da una popolazione incivile che non ha rispetto di nessuno, non ha rispetto dei bambini, degli anziani che l'abitano, e la cui salute viene messa ogni giorno in forse da certi comportamenti come questo.